Scritto e diretto da Rina La Gioia, il cortometraggio Dove il silenzio fa molto rumore. Protagonista Lando Buzzanca, una produzione di denuncia che rientra in un più ampio progetto di cinema civile Per non morire di parto, sostenuto da Puglia Film e dalla BCC di San Marzano di San Giuseppe, con il patrocinio della consigliera di parità della provincia di Taranto Barbara Gambillara e ancora con il patrocinio del Collegio Provinciale delle Ostetriche di Taranto. Una produzione delicata e commovente, ha detto lo stesso protagonista. E devo dire che La Gioia, Rina, ha scritto e l'ha girato proprio con una delicatezza, senza accusare nessuno, ma tirando fuori questo problema che aveva bisogno di essere raccontato anche in un corto. Magari in qualche film questa cosa, un po' di questa storia è venuta fuori, ma senza mai mettere l'accento perfettamente al punto giusto. Invece qua c'è tutto l'accento al punto giusto, ma c'è la grazia, come va raccontato, dove è stato messo questo accento. E io mi sono anche commosso nel farla. C'è una scena in cui non voglio risolvere, perché non voglio raccontarla, perché è il finale delle cose, ma c'è un momento in cui c'è una svolta nella storia che mi ha commosso, e nel film si vedrà, mi sono commosso davvero, non facendo l'attore. Quindi uno stile di denuncia diverso dal solito, che arriva al dunque. Ecco, una denuncia fatta da amico, non fatta da un nemico, non è aggressiva. È come dire: ma che cosa stai facendo? No, ma che fai? Ma che cosa stai facendo? Questa.